purtroppo imprevisti e nulla, ho fatto un po' tardi. Però ci siamo adesso. Gli ultimi dettagli da fare. Scusate un attimo. Ok, è qui andata, è qui, è qui invece, ok, così, andata, oh, ok, ci siamo, perfetto, e oggi purtroppo ho avuto un po' di imprevisti, questo ho fatto ben, minchia, un bel po' di ritardo, lasciamo stare, va, vabbè, comunque, come detto l'altro ieri, anche oggi, Ender the Gungeon, cercando di fare meglio l'altra volta, anche se la vedo molto molto dura. Molto 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 dura. Ciò, mi sa che oggi la live sarà anche un po' più breve rispetto alle altre volte, appunto ho avuto un po' di imprevisti. Prendiamo il Marine. E via, andiamo. Su. No, ci sbaglio sempre strada. Oh. Per farmi perdonare il ritardo che ancora il fiatone, fra l'altro, mi sa che domenica ci sarà una live extra. Quindi domenica mattina probabilmente, 10-11. Sono dalle 10 alle 11. 9 e mezza 10, fino alle 11, 11 e mezza. Quindi live extra domenica mattina. Ok, mi ricordo ancora i tasti. Bene. Ciò, tuffiamoci immediatamente nel Gungeon e iniziamo bene. Eh? Subito con le bombe, subito. Ok, andiamo di qua. No, calla. Questa mi è andata di culo, manco me l'ho accorto che quello era il dinamitardo. Ok. Dai, su. Andiamo giù, sì, dai. Che c'è frega. Vabbè, queste qua sono abbastanza easy, eh. Ok, infatti. Cassa. Bacciata di veleno, solo per usare. Cos'è sta roba? Crea una pozza di mema velenosa. Ah, ok. Misteriosamente sottratta dalla dispensa delle streghe, questa boccetta contiene. Contiene essenza purissima di pustolo. Estremamente tossica sia per gli armortori che per i gangionisti. Bello. In cambio di questo. Vabbè, dammi il cuore, questo qua invece a me mi dava. Le munizioni, giusto? Era chiedo fornitura di munizioni. Ma sapete che c'è quasi quasi. Io prenderei il veleno. Prenderei tanto. Ho solo quest'arma qui. Non è che ho armi che richiedono munizioni. Ma magari la uso e torno indietro a prenderla. Quella candela che cazzo fa? Che devo vivere. Non iniziamo. Ok. Bene. Oh, sto cagando sotto. Cos'è Harry Potter? Vabbè, gli spara tutto ciò che si muove, chi se ne frega. Sinceramente. Strada unica, per forza, di qua. Sì. Oh no, merda. L'avevo pure vista. Sono proprio stupide. Oh no, merda, merda, merda. Ok. Ok. Ma sono scansato per poco. Giusto per. Che divertimento, dai. E andiamo giù, continuiamo giù. Devo congedare una. Fate lo stuvo lì. Qua, cazzo! Quanto è grossa la puzza di veleno. No. Sì! Quanti colpi! Vaffanculo, muore. Ma dai! Mi ha sparato in faccia, dai! Oh, chi è? No, no, N di Napoli! Pure qua di nuovo! Ok. Oh, mezzo cuore, dai! Qualcosina l'ho recuperata. Venditore! Vabbè, non vado a comprare una cippa di cazzo. Probabilmente. Ah, però è bloccato.
Magari per qua, sì, per forza per di qua. Oh, merda. Che volevo stare al riparo da sti due. Ciò non mi sono allontanato troppo, che ho fatto la cazzata, mi sa, eh. Ok. Di qua. Ok, si spara. Ehi, sì. Che cazzo di attacchi fanno gli però, eh? Un po' troppo esagerati. Il venditore è super di là. Perfetto. A mezzo cuore, eh? 20 che posso comprare. Questa cos'è? Cuori gratis, e mi fullo, scusate, però quasi quasi prendere una chiave che non si sa mai. No, ce l'ho già una chiave. Questo è, mi ha detto, la mano fiammeggiante. Questo invece, no, dammi allora, dammi mezzo cuore, dai, mi pare la scelta migliore. I bauli erano prima di quando si, vabbè, sì, non mi sono accorto. Ok, andiamo. Wow, mi aspira quella là sopra, dai, mi aspira. Quindi di qua. Sarà la stanza del boss? No. È una stanza da cacazzo. Quello sì. Ok. Ok, mi trovo molto meglio con questo qui che con il personaggio della volta scorsa. Devo dire la verità, è molto molto più preciso questo qui. Di qua che c'è? L'ho fatto male, eh! Merda, mi ha fatto male pure a me. Ok. Ucciso subito, dai. Oh, io rompo tutto, magari ci esce qualcosa di buono. Vabbè, fino adesso sta andando benino, direi. Non mi posso lamentare troppo, dai. Fino adesso. Cassa, eh? Ah, ma questa c'è ancora. Ma io ce l'ho ancora questa. Bomba a distanza. Munizioni infinite. Non rivela la parete segreta. L'arma di supporto per Marine fu introdotta nel gadget da un soldato semplice del Luttatron. Nonostante il suo aspetto robusto, quest'arma è nota per deludere proprio nel momento in cui serve. Oh, da. Aspetta, io ho letto la descrizione della bomba. Cioè, no, dicevo io, fa scoppiare oggetti esplosivi nella stanza in cui li trovi. Al giorno d'oggi i ragazzi fanno saltare gli esplosivi usando i cellulari. Prima del gancio bisognava sparare. Ah, quindi questo è praticamente un detonatore. No, però non è più utile l'acido, mi sa. Perché è molto molto più. Un attimo una cosa, io lo lancio. Mi sono fatto male pure come un coglione, proprio non mi avvelenato. Oh no, ma merda, mi sono distratto un attimo. Ma quindi l'acido si ricarica, mi sa. Non lo so. Mica ho fatto la cazzata, forse sì. Però ancora lì non me l'ha tolta rigore, quindi può darsi che si ricarica con le morti magari. Non lo so, anche se non c'era scritto, presumo di no. Boss. Ok, là. Beh, non è una sola stanza da fare. Ok. Due stanze in realtà. Ok. Vabbè, fa nulla. Oh, no, non ti avevo visto a te. L'ho ucciso. Ok, l'ho ucciso. Beh, qui c'è. Un'altra. Se avessi un'altra chiave. Quanto costava la chiave? Andiamo a vedere. Magari me la posso permettere. 25, no, non me la posso permettere. Quelle 20.
Andiamo da boss allora. Ho c'è un'altra stanza da fare. No, ho fatto tutto bene. Allora da boss a prendere le mazzate. Chi sarà sto giro? Quei pallotto, lussi gemelli. O pinguini là, che la specie di pinguini. Quei pallotto, lussi, bene. Merda. Ok. Che cazzo, però, pure aia. Ti ha chiappato lì. Ah, e sono morto, ma in re pallottolus a me mi fotta sempre. È una cosa incredibile, re pallottolus qui mi rompe sempre il culo. Riproviamo. Riproviamo. Il mirino giurito, come l'altra volta col mirino, ma molto molto meglio. Merda, uffa. Ah, ma meno male che ha tenuto casco, però. Ok. Vabbè, dai, dai, non ho ancora rovinato nulla per ora. Poter rovinare tutto adesso, però, eh. Merda. Mi sono messo su, dai. Che ho anche la chiave per aprire, bene. Di baffi. Baffi. Spendere fa bene all'anima. Una faccia già vista. Il potere del commercio scorre nelle tue vene e fuoriesce dai tuoi follicoli. Questi baffi integrano verticalmente le tue sinergie affaristiche, fornendoti una probabilità di rigenerare salute a ogni transizione. Oh, a ogni transizione, quindi. Credo che intenta per ogni porta che attraverso. Che se è così interessante. Muce interessante. Non so che mi dà scondi per il negozio o cose simili. Ok. Invece no, ok, va bene. Bene. E andiamo di qua, che mi sa questa è l'ultima stanza di sopra, no? Ok, ah, invece no, ce n'è ancora un altro. Va bene. Non c'è problema. Ah, invece sì, il problema c'è che non ho la chiave. E quindi. Beh, dobbiamo andare a dire, per forza. Andiamo qui. Andiamo di sopra a destra, dai. Che cazzo. Ok, di qua. E vediamo di qua cosa c'è. Cappe cazzo. Ho saltato troppo presto.
stupido io. Merda. No, questo è proprio una spada che non faccio, una spada. Armatura. Invece c'è un punto che si ricollega, quindi io andrei di qua. Vieni. Ok. Venite, prego. Cazzi osti. Ecco qua. Ah, che bello, bruciato di vivi. Giù. Ok, fortuna che quando li sparo si stannano un po', meno quello. Ok, di qua c'è. Aspetta, vabbè, caricatore pieno, è forza. Aia! Vieni. Brucia, brucia! Ah! Coglione, brucia pure tu, vieni. Bong! Ma se qualcuno? No. Mi sa di no. Cosa c'è? Ok, però non ho la chiave. Vabbè, quindi dobbiamo trovare il negozio a sto punto, va? Che sia qui vicino? Dai, ho pure un bel po' di soldi. Sarebbe comodo. Ok. Molto molto comodo il negozio adesso. Andiamo di qua, dai. Credo che di sopra di qua ci sia solo questa stanza. Il boss, infatti, l'ultima stanza potrebbe essere il negozio a sto punto. Io ho 41. Oh, non ancora, ok, però è lì, l'ho visto. Chi è? Chi c'è rimasto lì? Ok, nessuno, bene, bene. Ah, ok. La macchinetta non ci sta, no, però mi dà. Bello un negozio di merda. 40, 25, 25. La macchinetta. Non riesco a fare merda. Merda. Non andicchi sconto. No, merda che non sei altro. Stanze le ho pulite tutte, no? Sì. Andiamo dal boss. E così sono fottuto di nuovo. Se ne manca un'arma secondaria bella potente. Ah, sono loro due. Aia. No, però non mi devo distrarre. Che mi sono scansato. Sono morto. Non ne ammazzo neanche uno, mi sa. Io trovo un gioco dove sono bravo, porca miseria, no? Sì, è vero. Quello che schifo di merda. Vabbè. Lo sapevo io. Il fatto è che purtroppo arrivo con sta pistolina del cazzo, no? Che sì, è munizioni infinite, vabbè, ottimo, però. Fa poco, mi serve
qualcosa che spammi un po' più di colpi, come per esempio la mitraglietta di ieri. Quella era ottima, proprio al bacio. Vedi, sta pistoletta, pu 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 pu, e cacca subito. Ok, subito verso la protezione in più capito. Poi giù. E quello dove è corso? Io l'ho visto correre di qua, mi sa che da fanguropolo è andato. Questi che si dividono e chiedono una veloce. Questi bastardoni. Va bene. Beh. Andiamo alla destra, saranno almeno altre due stanze sicuro qua. Almeno. Ok. Fuori uno. Fuori due. Mezzo. Vabbè, sono pieno. Ah, cazzo, alle spalle. Perché ho girato. Merda. Pensate di avere le spalle coperte dal tavolo invece l'ha girato male. Porca miseria, vabbè, sono mezzo pure là, per fortuna, senza sono rubato. No, ok. Dai, è un errore che non mi ha costato nulla, dai. Meno male. Qua che c'è? Blobbing di merda. Ok. Bene, laggiù c'è il mercante. Però è bloccato, quindi mi ha già fuggito pacca. Come al solito. Va bene, dai. Uff. Ok. Bene. E quindi. Cosa è qui? Motore lì. Zona pericolo, arma automatica. Il motore di una navicella spaziale fu in uso convertito in un'arma d'energia. Fichissima, munizioni, sì. Quindi. Oh, quindi dall'altro lato mi sa. Mi sa da di qua. Lo voglio provare. Me coglioni! Quanti colpi mi sono rimasti? Non c'è una sotto. Merda. Questo però mi deve avvicinare un bel po'. Ok. Ghia, fatemi arrivo un negozio. Ok. Dai. Carico di cuori, quindi posso comprare un'arma. Ho l'arma. Io ho potere per l'arma se me la posso permettere. Ma mi fucile a carica, là. Devi caricarlo. Oh no! Ho capito cos'è. Ho capito cos'è. Quello di Fallout. Boss e boss per forza in una di queste stanze qua. Cazzo, io andrei a farlo adesso il boss. Andato. Bastardo.
Minchia, se lo faccio malissimo. Vedo forse l'angolo in alto a destra. Eccolo là. Ad avere armi migliori della pistolina. Perché mi ha spostato il motore. No, ce l'avevo quasi fatta. Mi ha spostato il motore. Dai, l'avevo quasi fatto. Dai. Ci stavo riuscendo una bellezza. Porca miseria. L'ho buttata proprio ai 420. L'ho buttata proprio ai 420. Porca miseria. Porca miseria. L'ho buttata proprio ai 420 così. L'ho buttata proprio, dai. Non c'è sta a credere. Devo accendere la luce, però. Aspettate un attimo. Porca miseria. Porca miseria! Porca miseria! Ah, ce l'avevo quasi fatta! Ah, dai. Ah, sì. Andiamo, riproviamoci, dai. Una merda. Merda, l'avevo quasi fatta bene, dai. Porca puttana, subito, prima stanza sempre. O prima danno la già pigliata fissa. Vaffanculo tu, invece. Vaffanculo tu e vaffanculo tu, Ragang. Ma non è il momento, eh! Devo stare calmo e rilassare, perché se mi incazzo, se no è peggio e faccio gli errori. È come questo qua. Ok. Bene. Uff. Candele in merda, vaffanculo. Andiamo di qua, dai. Ok, fatto, sì, bene. Andiamo su, dai. Ho fatto bene ad andare su. Il cannone. Bene. Ok, benissimo. E mi sono ricollegato di qua. Come immaginavo. Buon per me. Andiamo di qua. Ah, trespiti cuffi. Ok. Che ci sarà mai qua dentro? Bom. Perfetto. Quando l'ha consumato un colpo, va bene. Ok. Qui c'è il boss. Io sarei quasi tentato di andare a fare. Sarei. Però vorrei trovare un negozio, vorrei trovare. Mi piace molto di più trovare un negozio prima, però, sinceramente. Ecco. Questo danno, eh? Sì. Negozio che potrebbe essere di qua in realtà, eh. Abbastanza easy. Bene. Uccidiamo questo.
Ok. E qua che c'è? R di Roma. Ok. No, merda, 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 merda. Merda, lo sapevo io che la cazzata la dovevo fare. Ok. E non c'era il negozio. Però c'è mezzo pure, dai. Non ho i cazzatini, le chiavi. Come faccio senza chiavi? Obliteratore a nulla e proiettile. Come si usa l'obliteratore? Effettivamente. Non lo so. Reagisci, ricarica, camminare, mirare. Uso obliteratore, non ho un tasto. E metto R3. Ok, sì. Effettivamente non avevo un... Merda. Mi è stato utile infatti a questo giro. Dicevo io che quei cosi servivano a qualcosa, quei proiettili blu. Come mai non c'era il tasto assegnato, però non lo so. Ok, la scelta è tra mezzo cuore, chiave, cuore intero. Ok, cuore intero quindi mi frulla solo la vita. Però non mi dà un cuore in più. Devo prendere mezzo cuore e poi via. Comunque vabbè, non devo prendere null'altro, va. Allora a sto punto direi che si va dal boss. Ok. Chi è? Ok, loro due. I gemelli del grilletto. Bom. Merda. Poi uno. Vieni. Oh, molto molto più easy a sto giro, eh? Con l'obbligatore e tutto, devo dire la verità. Ok. Un'arma, ok, un cuore. La balestra. Balestra appiccicosa però, eh. Ah, ricarica e boom. Arma semiautomatica. Quando ricarichi i dardi esplodono. Una delle armi preferite dall'avventuriero. Fucilird. Penso si legga così, non sono sicuro. Che apprezza la tradizione ma non disdegna qualche miglioramento di tipo esplosivo, hai capito? E vabbè, allora... Uscita, dov'è l'uscita? Ah, è qui. Giustamente. Questo pulsante rosso qui a che serve? È un po' sbattuto, vuoi fare una pausa e tornare più tardi? Esci. Oh! Salva ed esci! Scusami. No, non mi dica mai via dopo culo! Si può salvare! Si può salvare! Ma vedete che succede se premo continua? Ok, sono a livello 2. Gungeon vero e proprio, ok, quelli primi che si... La prova di Gungeon, non ho capito, scusate. Ok, io vado con questa arma qui. Dove cazzo stavo? La salia. Ok. Ok, dai. Ok. Merda, chi è? Ah, il maghetto. Dai.
Un imbecillito proprio. Merda. Usiamo la balestra. No, sono morto. Aspetta. No, non posso fare nulla. Volevo provare a cittare ed entrare e uscire, però. Peccato. Morto di nuovo. Riavvio l'apro. Quindi ogni tanto il gioco ti permette di salvare. Interessante. Interessante. Interessantissimo. Andiamo di qua. Tu chi sei? È nuovo questo. Infatti questo è un cimitero, mi sa, eh. È vivo. Ok. Scemo, cretino. Uno ucciso con l'esplosione per puro culo quello. E mi sono fatta la chiave. Due chiavi. Mo' ha munito solamente tu, però. Ok. Ok. Dai. Già subito ho trovato il boss. E io vorrei trovare il negozio a sto punto. Andare giù di qua, dai. O perché non ha sparato all'inizio? Non ho capito. Ok. Ok. Ok, perfetto. Beh, non ho nulla da ricaricare. Un negozio. Ottimo, subito. Vabbè, il cuore sta a posto. Chiavi ce l'ho. Prendere uno di questi qui. Dai. Ok. Oh, sta qua. Meno sappiamo dove sta. Se trovo qualche. Se ho bisogno di qualche cuore, so dove venire. Ok. Ok. Andiamo di qua. Cos'è? Maresciallo, non ci prendi oblio. Nasconditi sotto un tavolo. Arma semiautomatica, immaginavo. Combatte molto preciso, il maresciallo Oblio è l'arma preferita dai ladri e dai contrabbandieri di tutta la galassia. Ok, quindi è un fucile. Ok, perfetto. Un colpo per la scienza dove ha sparato. Merda. Ci vado a premere tasto per un attimo. Ok. Bene. Ho fatto tutto. Di qua allora. Ok. Si fantasmina a me. Fanno un po' terrore. Ma pure voi facete terrore. Qui su invece penso sia solo una stanza, no? Ok. Ma c'è un'altra stanza, ok. E c'è una chiave, bene. Di qua potrebbe esserci un tesoro, sai? No, niente tesoro.
Peccato. Però si collega di là. Vabbè. 50, eh. Qui invece c'è il tesoro. Cos'è? Cintura multiuso più capire. Ti consiglio di asportare un oggetto in più e. Ottimo. Ottimo. Allora andiamo al negozio subito. Prima di andare per il mio, qua che ci sta. C'è una chiave, però non l'ho. Cioè, c'è una porta, ma non l'ho. Invece avevo la chiave, ok. Chiave e shotgun. Fucile normale. Carico e pronto all'uso. Devo bere un attimo. Troppe emozioni. Ma insomma, fucile sono in speciale l'arma per diretta dai cartucci. Ah, quelli si chiamano cartuccioli che valgono per il gancio perché gli ricorda casa. Ah, ho sbagliato. Ma solito, eh. È al negozio sto giro, dai. Beh, comprerei un altro di questi giusto per. Non posso comprare l'arma, porca miseria. Mezzo cuore non posso. Però potete vendere la chiave. Dammi la chiave, dai. E andiamo dal boss. E ho questa. Ok, metto questa qui. Una miseria scabatta. Oh, sono full vita sto giro, eh! Questo è. Di nuovo tu! Ah no, di nuovo voi due invece. Con l'arma di prima è stato molto più semplice, devo dire la verità. Aia! E quello pure sta a me. Spamma un bel po' di co. Eh no, me lo devo fare. Devo stare attento. E dai! Sto si ricarica un po' di vita. No! Non gliela faccio, mi sa. Uff! Appelissimo, ok. Oh, due boss! Andate oggi! Due boss and. Ah, questa qua è quella che congela i nemici. Ok. Voglio fare una bella cosa, scusate. Mi ricarico le munizioni di questa, dai. Ok. Questo è a posto. Ah, mi sa che mi conviene qualcosa che è molto più comodo. Ok. Ok, ora si cambia rapidamente. Ok, allora io direi di fare una bella cosa, visto che comunque oggi la live deve essere un po' più breve, ho fatto 45 minuti, un 4 ore in meno, io direi di salvare e continuare questo. Ma mi sa che io la volta scorsa non l'ho visto questo pulsante. Mi sa, potrei non averlo visto, però è strano. Quindi io approfitterei di questo salvataggio e chiuderei qui la live. E continuerò la prossima volta, cioè molto probabilmente sarà mercoledì. Che generalmente settimana prossima probabilmente ci saranno lunedì Inscription, mercoledì Enter the Gungeon, venerdì o Enter the Gungeon o una nuova serie. Vediamo un po'. Voglio cercare di spezzettare, però Enter the Gungeon mi sta divertendo in realtà, eh.
Quindi chi lo sa. Detto ciò, io vi saluto. Mi dispiace per la live più breve. Cerco di rimediare magari domenica. Visto che devo fare i campionati di forza, magari farò una live sui campionati di forza, sui campionati settimanali e nulla. Quindi ci vediamo o domenica o lunedì. Ciao, alla prossima e... Ma Dio, no, dai, solo alla prossima, con questo sfondo fighissimo.